C'era una volta un uomo molto povero, che non nutrendosi bene si ammalò gravemente. Era a letto sofferente e non sapendo che fare, invocò gli dèi chiedendo il loro aiuto. «Oh, dèi del cielo, fatemi guarire, vi prego!» implorò. «Ed io sarò disposto a fare qualsiasi cosa per voi, anche bruciare 100 buoi!» Udite queste parole, gli dèi lo vollero mettere alla prova e lo fecero guarire molto velocemente. Una volta in piedi, l'uomo, che non possedeva nulla, decise di scolpire 100 buoi di legno e di bruciarli su un altare in onore degli dèi. «Ecco il mio voto, o Numi!» e se ne andò. Gli dèi, sentendosi ingannati, decisero di ripagarlo con la stessa moneta e gli apparvero in sogno. «Ehi, buon uomo!» gli dissero. «Visto che hai rispettato la promessa, vogliamo ricompensarti. Recati sulla spiaggia e lì troverai per te 1000 dramme attiche». L'uomo si svegliò di soprassalto e tutto contento andò subito sul lido. Ad attenderlo però c'erano i pirati che lo catturarono e lo portarono via con loro. Giunti al mercato clandestino, lo vendettero per le famose 1000 dramme promesse dagli dèi. L'uomo, disperato, capì l'errore commesso, ma ormai era troppo tardi per riparare. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che coloro che mentono non fanno una bella fine. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.